Un'immagine a 360 gradi e ad alta risoluzione del satellite geologicamente più attivo e interessante del Sistema Solare. Era il 25 agosto del 1989 quando la sonda Voyager 2 della NASA sorvolava da vicino Tritone, il più grosso satellite naturale di Nettuno, offrendoci per la prima volta i dati per ricostruire la sua mappa integrale. Sono passati 25 anni e oggi, dato in mano agli esperti del Lunar and Planetary Institute di Houston, sono stati revisionati e hanno reso possibile realizzare questa mappa completa e ad alta risoluzione del satellite. Satellite particolarmente attivo dal punto di vista geologico perché la sua superficie è ricchissima di formazioni estremamente interessanti per gli scienziati, come per esempio vulcani e geyser.